tutto un mondo, chiamiamolo ecologico, quello diciamo elevato, quello che pensa, in fondo sta recuperando questa sensibilità rispetto alle leggi del tutto. Per cui non è che tu, individuo, per i tuoi comodi, puoi fare quello che ti pare, perché sei connesso al tutto e devi quindi conoscere le leggi del tutto, perché sennò alla fine la violazione di queste leggi ti si ritorce contro. Se tu fai, come stiamo facendo, una società dell'egoismo predatorio rispetto alla natura, abbiamo considerato la natura un serbatoio di risorse inerti, no? Da saccheggiare per il profitto di pochi. Ma poi questo lo paghi, stai violando una legge. Alla fine il pianeta ti si rivolta contro. E alla fine, se tu sei ricco, se tu sei povero, t'avveleni comunque. T'avvelenerai pure tu. Te mangerai il mercurio e la plastica dei pesci pure tu. Quindi questo tempo è anche propizio, perché sta costringendo gli uomini, anche da questo punto di vista, a stare un po' più attenti. A stare più attenti. E cioè a dire, forse c'è una legge, forse c'è qualche cosa di più complesso, il pensiero della complessità, no? Forse c'è qualcosa di più complesso. Forse se mangio male mi produco degli effetti. Cioè, chi ci pensava a questo fino a una generazione fa? Non ci pensavamo così, io me lo ricordo. Mi ricordo quando io ero giovane, questo era proprio qualcosa di assolutamente inesistente. Inesistente in questi termini. In questi termini di attenzione, vabbè, dice non mangia troppo che ti devi armare le panze, ecco, questo poteva essere, ma non l'idea di una legge che oggi l'ecologia più avanzata va a toccare i pensieri, cioè che cosa pensi non è indifferente, oggi lo sappiamo, i sentimenti che nutri non sono indifferenti per la tua salute, se covi il tuo rancore o la tua avidità, il tuo sistema immunitario deperisce. Se fai una vita dissoluta, come il figlio del prodigo, dissipando tutto in prostitute, non è un problema solo morale. Il tuo sistema immunitario decresce molto, finirai per ammalarti, sicuro. La tua mente si impappisce, perde vigore, e poi dovrai compensare. Fatte da coca, no? A cocaina, e così ti ammali ancora peggio, e la tua vita diventa uno schifo. Chiaro? Questo ormai lo sappiamo, non è una questione morale, capite? Sta diventando una questione di conoscenza di come funzionano le cose. C'è una legge, siamo fatti in un certo modo, più ci conosciamo, come funzioniamo, come funziona il corpo, di che ha bisogno il corpo? Perché da certi sintomi di disagio il corpo? Che sta succedendo? Che sto facendo? Posso migliorare? Posso curarmi in un senso complesso? Ecco le domande che stanno diventando di attualità enorme. Capite? Quindi stiamo riscoprendo il senso di una legge in fondo, no? Che però non è qualcosa sopra di noi che devo rispettare perché sennò Dio mi punisce, no, è semplicemente che le cose stanno così e se voglio stare bene mi conviene capire, conoscere e rispettare le regole che costituiscono il mio essere, la sostanza del mio essere.